dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodhara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extro ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Negli ultimi anni siamo riusciti a far esibire a Voghera compagnie teatrali di operetta tra le più famose in Italia, ma anche, diciamo, la prestigiosa Vercelli Jazz Filarmonica. Oggi invece abbiamo il piacere di ospitare un ospite internazionale, Massimo Lopez, che porta in scena con il suo concerto spettacolo Sing and Swing, accompagnato con la Jazz Company Quartet. Serata dedicata a Benito Matti questa sera con Massimo Lopez al Teatro San Rocco e siamo con Giacomo Matti, il nipote di Benito. Com'è andata, insomma, questa serata? Immagino sia stata emozionante in quanto nipote di Benito Matti. Assolutamente, è stata emozionante per noi, una bellissima serata con un artista internazionale, una star della televisione, del grande piccolo schermo, veramente un grande professionista. Siamo stati orgogliosi di averlo ospitato qui, è stata veramente una serata, poi come dicevi tu, emozionante dal punto di vista sentimentale per noi, ovviamente, per ricordare mio nonno. È sempre bellissimo, anche se purtroppo la location è cambiata rispetto agli anni scorsi, non è più la piazza intitolata a lui, ma devo ringraziare l'organizzazione e il Teatro San Rocco che in pochissimo tempo, praticamente oggi pomeriggio, le abbiamo chiesto la disposizione. Tutta colpa del maltempo, diciamolo, che non ci lascia pace. Noi purtroppo non c'entriamo nulla, avremmo potuto e voluto ospitare molte più persone, però purtroppo non è stato così, però ancora complimenti e grazie al Teatro San Rocco. Ovviamente noi non abbiamo organizzato da soli questo spettacolo, come ho detto anche sul palco, siamo insieme al Comune di Voghera, siamo insieme alla società Ultrapadum, alla Croce Rossa di Voghera, alla Croce Azzurra di Romagnese, alla società Oltre Driver che ci ha aiutato tantissimo per lo spostamento dei personaggi e degli artisti, quindi io devo ringraziare veramente tutte queste persone che hanno reso possibile questo spettacolo che penso sia stato molto bello anche per la città. Ha avuto molto successo perché il teatro era sold out. Speravamo di essere in piazza per poter fare questa altra edizione in memoria del signor Benito Matti e invece la facciamo qui, ma va bene lo stesso perché fuori, appunto, con la pioggia non si poteva fare, poteva essere pericoloso. Vuol dire che dopo andremo tutti in piazza a correre tutti insieme. E detto questo, insomma, vorrei intanto presentare nuovamente i miei musicisti, ci tengo a presentare in particolare il maestro Gabriele, altri maestri già presentati prima, però voglio dire, si presentano cani e porci, quindi posso presentare anche uno dei primi porci, dei primi... vorrei, io porgo i miei saluti a Marco Serra alla batteria. Porgo i miei saluti al bassista Ezio Rossi, a Caterina Comeglio, e direi possiamo cominciare. Vedi, a volte le battute vengono così, diventano comiche così da solo. Ah, scusa, no, e poi c'è quello lì. Vabbè. Siamo al Teatro San Rocco questa sera e sono in compagnia di un artista che sapevamo essere straordinario, ma dopo questo spettacolo ne abbiamo avuto ulteriore conferma. Devo dire, Massimo Lopez, benvenuto su Giap TV Occhio Pavese. Grazie, hai un occhio pavese qui. Sì, no, forse ne ho due, tre, non lo so. Sì, sì, si vedono. Sì, grazie dell'accoglienza, è stato bellissimo, è stata una cosa straordinaria veramente il pubblico e ho fatto proprio un bel pieno di benzina, è così, proprio quando hai questo calore così forte è straordinario, sembra che hai segnato 8 gol. Infatti volevo sapere, è avvenuta la fotosintesi clorofilliana con il pubblico vogherese oppure no? È avvenuta, come no, decisamente avvenuta, infatti poi queste cose rimangono dentro e si è carichi per, infatti stanotte non riuscirò a dormire perché così è, e poi sono carico per le volte prossime. C'è l'adrenalina post spettacolo, no? Sì, l'adrenalina c'è post, dura tanto, poi, per fortuna in un certo senso. You make me feel so young.
You make me feel so spring is sprung, and every time I see you grin, I'm such a happy individual the moment that you speak. I wanna go play hide and seek. I wanna go and punch the moon just like a toy balloon. Cosa ci vuole per uscire dalla crisi? Lo chiediamo ad Anna Maria Cancellieri, prego. Anna Maria Cancellieri, che cosa ci vuole per uscire dalla crisi? Abbiamo bisogno di parole chiare e concise, grazie. La prego, che cosa ci vuole? Un po' veloce, perché abbiamo la pubblicità. Che cosa ci vuole? Altrimenti la pungo. Che cosa ci vuole per uscire da questa benedetta crisi? Me lo dica lei, che cosa ci vuole? Una botta di culo. Possiamo dire che è uno spettacolo ricchissimo, perché ci sono momenti ovviamente di musica, momenti di recitazione, momenti di imitazioni, quindi tutte le sfaccettature che la caratterizzano sono presenti sul palcoscenico. Quale momento dello spettacolo le piace di più? Allora, io non so definire che cosa sia questo spettacolo, nel senso che è uno show a tutti gli effetti, così viene definito dagli altri. Io quando sono sul palco mi diverto ancora, ecco, nonostante gli anni, nonostante abbia fatto tante cose. C'è proprio quindi non c'è un momento in particolare. Poi ogni sera, a seconda delle serate, poi era tanto che non lo facevo, a seconda delle serate c'è sempre qualche momento in particolare, ma è direttamente proporzionata al pubblico proprio. Quindi se sento che il pubblico si diverte più in quella situazione, lo porto in una certa direzione, oppure loro mi portano in una certa direzione, per cui io esalto alcuni momenti più di altri. Quindi dipende proprio appunto dalla fotosintesi, dal rapporto che si crea giù. Quindi non c'è un momento in particolare, anche perché questo è uno spettacolo che ho scelto di fare, quindi l'ho costruito io e lo costruisco io man mano, perché tutte le sere cambia un po', cambia, c'è sempre qualcosa di, lo dicevo anche in scena, c'è sempre qualcosa di nuovo. Se mi chiedono il pomeriggio cosa farai stasera, dico sinceramente non saprei, perché c'è un carovaccio, c'è una scaletta di pezzi musicali, però poi doveva durare un'ora e mezza, è durato 2 ore e un quarto, quindi è così. Una maratona bellissima. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Se c'è per la mia voce non riesco più a liberare. Non so proprio cosa possiamo fare. Siamo interferenza. Sembra un'interferenza, abbiamo visto così, se questo, provo a spostarmi, però non so se mi sposto a questa parte, cerco di comprendere la ragione per la quale è una strana interferenza che non mi consente, di parlare. Se c'è un'interferenza, devo capire, forse si tratta di un'interferenza comunista. Toglietevi quei vestiti rossi. Rosi. Così, e allora provo a spostarmi un poco, ancora, no, diciamoci, no, dalla verità. La russa no. Lei è la voce anche di Homer Simpson, sì. Ormai da qualche anno, è un personaggio culto per 2 generazioni ormai. Cosa si prova a prestare la parola a questo personaggio di culto, e ci sono delle caratteristiche di Homer in cui si ritrova? Sì, mano a mano che passa il tempo, a volte vedo anche delle fotografie, adesso sono stato recentemente negli Stati Uniti e ho fatto dei video così, giravo in bicicletta così, mi sentivo tanto lui, perché ero molto cartone, camminavo terrorizzato con gli occhi di fuori come lui, con dei pullman che mi suonavano, che dovevo spostarmi, ci sono delle cose che ho detto, guardate se non sembro Homer, veniva da fare sempre in ogni momento. Esatto. Così, però cosa si prova? Io sono un doppiatore anche, quindi doppio moltissimi film, non solo comici, ma anche di animazione, ma anche molti film drammatici, di ogni genere. Quando fai questo mestiere li fai tutti i film. Homer, dico, è una tradizione che apparteneva a Tonino Accolla e che per più di 20 anni ha prestato la voce a questo cartone, e poi un giorno purtroppo quando è venuto a mancare l'America mi hanno chiesto
di fare un provino. L'hanno chiesto a me, l'hanno chiesto a tanti altri, e poi dovevano loro decretare chi fosse la voce, e la voce poi alla fine l'hanno scelto di farla fare a me, ma volevano una voce che fosse non un'imitazione precisa, uguale, identica a quella di, precedente, però che non si discostasse troppo dall'originale. Però è chiaro che quando fai una voce nuova è diversa, la gente non si affeziona immediatamente perché è abituata a quella, quindi deve passare del tempo, e mi diverto molto a farlo. Sto per farle una domanda conclusiva che probabilmente oggi le hanno fatto già in 50.000. Ci sarà una reunion del trio? Ma la reunion del trio c'è sempre in privato, perché ci siamo sentiti ieri l'ultima volta, quindi abbiamo sempre un rapporto continuo. E riunione non si sa, potrebbe venire fuori, non è programmato nulla. Dovevamo fare una cosa 6 anni fa, dovevamo tornare 6 anni fa, l'abbiamo proposta, però poi doveva essere una cosa stile I Promessi Sposi. Volevamo fare I Promessi Sposi, abbiamo impiegato 9 mesi per realizzarlo, tra scrittura, per dirigerlo, per girarlo, sopralluoghi, eccetera eccetera. Eravamo noi i registi, quindi è stata una cosa di 9 mesi, quindi un budget ci voleva particolare. Quando l'abbiamo chiesto oggi, volevamo fare l'Odissea, per fare questa cosa ci hanno detto: beh, ma vi basta un mese? No, ci vogliono 9 mesi, 8 mesi, cioè una cosa lunga. Quindi il rischio di fare una cosa confezionata male, allora abbiamo preferito lasciare un bel ricordo e non fare. Il motivo per cui molti artisti sono un po' lontani dalla televisione, no? Ultimamente, la mancanza di risorse e di tempo anche, no? Per preparare. Sì, la mancanza di tempo e di risorse e di tempo, perché già noi prima, quando facevamo le nostre cose in televisione, avevamo dei tempi che oggi la gente se li sogna, perché noi preparavamo un nostro intervento in un programma per una settimana. Quindi una settimana per preparare un intervento. Poi dopo è vero che puoi andare anche in televisione così, improvvisare, raccontare delle cose, però se vuoi fare una cosa scientifica, è comica, è divertente, devi prepararla, devi scriverla, devi capirne i tempi, è uno spartito musicale. Vedo un po' un occhio pavese. C'è un po' il pavese qui.